Special Guest su Studio 5. Cari amici, buongiorno. Come sempre, il caffè della mattina lo offriamo questa volta ad un cantautore e musicista ormai trapiantato in Abruzzo, ma sardo di origine, che si sta mettendo davvero in luce nel panorama musicale nazionale. Buongiorno e benvenuto a Radio Studio 5 al nostro Delè, ovvero Enrico Leonello. Ciao, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora Enrico, leggendo un po' la tua ricca biografia, hai già collezionato tantissimi successi in campo musicale, i tuoi testi sono stati apprezzati anche in rassegne canore nazionali ed internazionali, ma tutti quanti sono in attesa adesso di ascoltare il tuo ultimo singolo. Questi ultimi 3 anni sono stati molto proficui, soprattutto il 2022 è stato un anno importante perché sono l'unico artista, ma a livello proprio internazionale, ad aver pubblicato 22 singoli solo in quell'annata. Ho ricevuto diversi premi, tra cui il premio Bontà a Milano nel 2022, perché ho trattato tematiche importanti, ho fatto una canzone contro le incrine calabresi. Nel 2023 sono arrivato secondo al concorso al premio Mia Martini, che è uno dei più prestigiosi che abbiamo nella nostra bella penisola, e in più sono in finale in altri concorsi, tra cui il premio Lunezia per il 2024. E non mollo, cerco di stare sempre sul pezzo, ci tengo a dire che mi avvalgo anche di collaborazioni importanti come Flavio De Carolis e Matteo Passarelli, che sono anche loro abruzzesi, quindi cerchiamo di fare un prodotto più autoctono possibile. È molto facile cercarti sulle varie piattaforme digitali, soprattutto in una categoria che racchiude un po' quello che è il tuo stile musicale, la pop indie. Sì, io ho questo indirizzo musicale anche perché è più vicino, diciamo, a quello che sono io come persona, ma anche a quello che piace oggi, diciamo, ai giovani, ma non solo, anche perché l'indie è uno stile musicale un po' rivisitato di quello che era un tempo quello che faceva Lucio Battisti, senza bestemmiare, con tanto rispetto per Lucio Battisti, ma è una rivisitazione di quella musica di quei tempi, adattata ai tempi d'oggi. Sono contento che ci sono degli esponenti di questa classe musicale, come Tommaso Paradiso, come Calcutta, come Gazzelle, che sono dei cantautori che scrivono ancora cose belle, sensate, dove si parla ancora dei sentimenti, dell'amore, della vita. Io poi prettamente, per quanto mi riguarda, cerco di affrontare anche tematiche un po' più dure, come la guerra, come la violenza di genere, come il bullismo, che sono tematiche che comunque mi stanno a cuore perché sono una persona molto sensibile per certi aspetti e cerco di infondere con le mie canzoni dei messaggi positivi. In attesa di ascoltare il tuo ultimo singolo che presenteremo in anteprima fra poco qui su Radio Studio 5, a chi è rivolta questa lettera d'amore? È una lettera che io scrivo mettendomi nei panni di una coppia che poteva risolvere, poteva fare tante cose se solo avesse avuto il coraggio di parlarsi. Invece poi, come dico nella canzone, scrivo questa lettera finale dove, anche se un problema, un amore irrisolto, un amore incompleto, un amore che non ha avuto, diciamo, il lieto fine, lancio un messaggio di speranza dove dico, anche se non è stata questa la vita dove potevamo vivere questo nostro amore, io mi auguro che tu possa trovare nella tua vita qualcuno che ti faccia star bene e che ti dia speranza di credere ancora nell'amore. La nostra speranza, o meglio il nostro augurio, è che Lettera d'Amore possa arrivare sul podio allo Swiss Wine Tour in Svizzera, ma soprattutto magari un giorno, perché no, vederti anche all'Eurovision. Grazie, grazie a voi, veramente, sono onorato di queste parole, grazie mille. Delè, a te il saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Studio 5 e a te l'onore di annunciare il brano che andiamo ad ascoltare. Io Radio Studio 5 ce l'ho nel cuore, è una radio che ascolto da quando sono ragazzo, è una radio della regione dove sono cresciuto. Io saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio 5 e ti invito ancora una volta ad ascoltare e a seguire la radio perché trasmette bella musica. E adesso vi lascio al mio brano Lettera d'Amore. Special Guest su Studio 5.